L'Arezzo Calcio Femminile torna dalla trasferta di Brescia con un punto frutto dell'1-1. Al 24esimo gol delle Amaranto, avanti con Plonner dalla distanza che fa partire un gran sinistro e va a infilarsi al 7. Il Brescia recupera poi al terzo minuto del secondo tempo con Zanoletti sugli sviluppi di un corner, si fa trovare pronta sul secondo palo e di testa batte Nardi. Come è andata la partita? Soprattutto il primo tempo penso che siamo trovati molto bene, abbiamo fatto un paio di occasioni anche per fare il 2-0, il nostro pressing era buono, anche nel centrocampo abbiamo messo più densità, perché lo sappiamo con questo modulo del rombo che fanno devi avere un po' più densità lì. Molto soddisfatto di un punto di vista anche della Carolina Paganini, che ha giocato in una posizione un po' era la prima volta per lei, però ci ha dato questa densità, diciamo, più centralmente. Poi il secondo tempo penso che hanno fatto il gol dopo 3 minuti della ripresa, quindi adatto a loro, sicuramente giocando in casa un extra lift, però noi non abbiamo cambiato il nostro piano di gioco, è andato molto bene, quindi sì, generalmente sì, prendere un punto qui a Brescia, abbiamo visto che non è stato molto facile per altre squadre di prendere punti a casa, di portare punti a casa, quindi sì, generalmente dopo tutto sì.